Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti, siamo qui all'aeroporto di Torino Caselle. Diciamo che questo video è un video non felicissimo, perché è il giorno in cui Grazia, la regina bastarda, ritorna a Napoli, quindi è l'ultimo giorno di vacanza per lei, per me lo sarà domani. Ho passato una settimana veramente bellissima, Marco l'avevo già conosciuto quest'estate di persona, grazie alla prima volta che la vedo, e per me è stata un'emozione veramente grande, perché ho conosciuto una persona magnifica, ho conosciuto una persona che è ancora più vera di quello che appare in video, schietta, sincera, che spero rimanga per sempre tra le mie amicizie e all'interno della mia vita. Per questo voglio ringraziare tutta la famiglia di Grazia, che ha tenuto in maniera egregia Ray Bryan e che ha fatto in modo, diciamo, che Grazia potesse vivere almeno 3 giorni, diciamo, di spensieratezza, perché comunque è una ragazza giovane ed è giusto che anche lei, diciamo, abbia i propri spazi. Quindi vorrei dire grazie alla famiglia di Grazia, a partire dai suoi genitori sino ad arrivare alle sue splendide sorelle e ad Antonio, e anche a Martina, la fidanzata di Antonio, perché veramente ci avete dato la possibilità di mi avete dato soprattutto la possibilità di conoscere una ragazza davvero favolosa. Quindi il fatto che lei oggi parta per me è abbastanza, come dire, non dico debilitante, perché sarebbe un po' esagerato, però davvero davvero mi dispiace tanto. Adesso entro da loro stanno prendendo un caffè, entro da loro, non volevo, diciamo, dire queste cose davanti a lei, perché comunque è una ragazza sensibile come me. Comunque poi ci vedremo sicuramente prestissimo, perché è in programma un viaggio con Marco a Napoli, dove andremo a trovarla e dove chiaramente vorremmo incontrare anche voi, e poi sia Marco che Grazia saranno ospiti da me in Sardegna, però ovviamente nei mesi più caldi, così se la possono godere meglio. Ci vediamo allora fra poco, ragazzi, così faccio vedere anche Grazia e Marco. Un bacione grande a tutti quanti. Come vedete, alle 18 parte la nostra regina. Eccoli qua, ragazzi. Guardateli un po'. Guardateli un po'. Ditemi come potrebbe essere facile per me lasciare queste due persone. Io partirò domani pomeriggio, ovviamente la regina partirà quest'oggi perché passerà il giorno dell'Epifania insieme a suo figlio. Tutti vlog nel vlog. Questo è l'aeroporto di Caselle, faccio dai una panoramica. Ho fatto quella del mio aeroporto, poi non vorrei che mi dicessero che non sono patriottico. Bella questo maggiorone della Lavazza, mi sa che basta prendere un bel caffè. Grazie, dai un bacio, grazie. Ciao ragazzi, eccomi qua, sono ritornato in hotel. Grazia ha preso praticamente l'aereo da circa un quarto d'ora, perché sono le 18.15 e la partenza era prevista alle 18. L'ho appena sentita telefonicamente, non è ancora l'aereo non è ancora decollato, ma lei è già sull'aereo, quindi sta sicuramente per partire. Non ho voluto riprendere chiaramente il momento proprio in cui ci siamo salutati io, lei e Marco, perché
diciamo ci avete conosciuto tutti e ci conoscete tutti in maniera ironica, in maniera simpatica, e quindi diciamo che non volevamo creare né del vittimismo né tantomeno mettere in pubblico quelli che sono poi dei sentimenti privati e soprattutto reali, semplicemente per questo motivo. Ovviamente oggi non è che sarà una giornata proprio felicissima o comunque allegra come tutte le altre, però sicuramente c'è comunque Marcolino che è l'altra parte del mio cuore, e quindi sicuramente non diciamo che questa mancanza di grazia sarà sicuramente alleviata. Niente, adesso mi riposo un po'. Poi andrò a vedere una partita di Marco, perché stasera va a giocare con la sua squadra a pallavolo, quindi ho il piacere di andare a vederlo, dato che questa comunque è una sua passione. Ho deciso di andare comunque a vedere una sua partita, poi andremo a mangiare qualcosa, e poi sicuramente ci sentiamo più tardi, così vi faccio sapere un po' com'è andata la serata. Vi mando un grande, 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 grande bacio. Ciao ragazzi, a dopo. Ragazzi, eccomi qua. Come vi avevo detto, sarei dovuto andare a vedere Marcolino che gioca a pallavolo, però la stanchezza mi ha tradito, nel senso che mi sono addormentato e tutto è andato a farsi benedire. Non sono andato a vedere proprio niente. Sto aspettando che adesso finisca di giocare, perché una volta appunto terminata la partita mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere, in modo tale che magari potessimo andare a mangiare qualcosa, dato che domani è anche il giorno della mia partenza, quindi anche la mia vacanza è finita. La mia reginella è atterrata a Napoli, ha riabbracciato Brian, ha riabbracciato la sua famiglia, quindi è tornata a casa. E questa è la cosa più importante, anche se vi posso garantire che ha lasciato veramente un vuoto allucinante. Non potete capire quanto si senta la mancanza proprio fisica. Non ve lo so spiegare, l'odore, tutto, perché comunque Grazia è una persona proprio che riempie in qualsiasi modo ogni situazione, ogni vicenda. È veramente una persona piena di mille risorse, piena di tanto amore da dare, a differenza di quello che magari può sembrare in video. Io non lo so, però vi posso garantire che la stessa persona che voi vedete, è una persona migliore ancora 10 volte di più. Niente, adesso io penso di continuare a farmi una piccola penichella, poi vado a mangiare qualcosa. E poi niente, ci rivediamo ancora ragazzi, perché questo vlog chiaramente riprenderà sia la partenza di Grazia sia la mia domani verso casa. Si ritorna alle origini, purtroppo non si può stare sempre in vacanza, però nonostante questo ovviamente non sono né la distanza e né tantomeno altre cose che impediranno a me, Marco e Grazia di stare lontani, proprio assolutamente. Loro sono qua e questa è la cosa più importante. Un bacio ragazzi e a più tardi, ciao. Ciao ragazzi, ciao ragazze, come avevo promesso prima di andare a dormire mi sarei fatto di nuovo vivo. Dopo la partita di pallavolo Marco mi ha raggiunto e gentilmente mi ha portato a cena. Siamo andati al Monkey, anzi ve lo consiglio se venite qua a Torino, perché si mangia veramente bene. Abbiamo deciso di non vloggare
perché comunque più che altro abbiamo chiacchierato sulle mie impressioni di Grazia, dato che comunque era la prima volta che la conoscevo di persona, un po' sul fatto appunto di quanto si sente la sua mancanza, ma come vi ho già detto, questo non vuole essere un video per l'appunto triste, perché non siete abituati a vederci tristi, quindi è inutile che stia diciamo a ripetervi, a dirvi delle cose che ben potete immaginare quando comunque si lascia partire un'amica. Niente, io adesso ci sono fatte le 3 e 10 minuti, quindi vado a nanna perché domani la partenza tocca a me. Quindi niente ragazzi, domani vi aggiorno un po' su quello che sarà il mio viaggio di ritorno, quindi domani altra corsa, altra tragedia, perché ovviamente ci sarà anche il saluto con Marco, quindi diciamo che 2 giorni un po' intensi questi. Quindi meglio andare a dormire, comunque noi ci vediamo domani. Un bacio a tutti e a tutte e buonanotte anche a voi. Voglio bene. Eccomi qua in aeroporto, ragazzi. Aeroporto di Torino Caselle, ormai fra un po' diciamo che ci conoscono, dato di tutti i viaggi che stiamo facendo, ormai siamo diventati dei clienti abituali. Ovviamente sono sempre qui con Ciao Marcolino. ragazzi. Adesso niente, entriamo dentro, beviamo un caffè e poi io mi appresto a fare le operazioni di check-in e niente, ci vedremo quando sarò sull'aereo. Non è un momento felice, lo sapete, sì, ok? Però è sempre come vi abbiamo detto, un arrivederci per noi e comunque l'importante è che comunque ognuno di loro, sia Marco che Grazia, facciano parte della mia vita e viceversa, so che è così anche per loro. A dopo ragazzi, un bacio grande. Ciao. Come i ragazzi, sono in aeroporto, ancora devo aspettare un po', ho già fatto le operazioni di check-in e adesso devo insomma aspettare l'imbarco direttamente. E niente, che cosa dirvi? Sono stati, come vi ho detto anche appunto nella giornata di ieri, è stata veramente una settimana colma di tanto divertimento, tante emozioni, di tanto affetto puro, di tante scoperte, di tante bellissime cose, veramente. E questo mi fa pensare sempre di più che YouTube non sia solo merda, ma sia anche veramente qualcosa che, anche se raramente, però porta davvero delle belle cose, soprattutto se queste cose riescono, diciamo, a essere tenute, queste cose riescono, diciamo, ad avere il valore che meritano, perché l'amicizia è veramente una cosa importante ed è la cosa più bella del mondo. Amicizie in questo caso conosciute nel virtuale, ma credetemi, molto, ma molto, ma molto più importanti di tante, tante, tante amicizie che invece ci sono nel reale, ma solo ed esclusivamente fisicamente, mentre moralmente, quando si ha bisogno di queste persone non ci sono. Voglio mandare a tal proposito un bacione alla mia amica Sara, che non fa parte del mondo di YouTube, ma è una persona che io amo e che stimo, che fa parte della mia vita e che rappresenta anche lei una sorella per me. È un'amica che ho praticamente da più di 10 anni e che non mi ha mai tradito e quindi anche se lei non fa parte di questo mondo, insomma, ci tenevo a ringraziarla proprio perché si parla, insomma, di amicizia principalmente in tutto questo vlog che riguarda, diciamo, la mia partenza di oggi e quella di Grazia invece ieri. Vi do un grosso bacio ragazzi, ci sentiamo più tardi, mentre sono in aereo vi darò un saluto e niente, grazie sempre per esserci, non smetterò mai di dirlo perché per me ognuno di voi, ogni singola persona che mi segue e che mi dimostra l'affetto che mi sta dimostrando veramente mi riempie il cuore, quindi grazie, grazie davvero. A dopo ragazzi, un bacione grande. Ragazzi, eccomi qua, sono finalmente in aereo, finalmente non perché volevo partire, ma perché il check-in è durato veramente un'ora e mezza. E niente, adesso stiamo per partire, spero. Mi faccio, credo, una dormitina perché stanotte non ho chiuso praticamente occhio.
mi auguro un buon viaggio così come all'andata. Vi mando passeggeri a voler sistemare in cappelliera solo ed esclusivamente. Ragazzi, sono arrivato, sono atterrato finalmente, ce l'ho fatta. Sono arrivato nella mia Sardegna, come potete vedere, con qualche minuto di ritardo, però devo dire che il volo è andato tutto bene. Poi ho incontrato anche una ragazza simpaticissima con un bellissimo gattino in viaggio, quindi abbiamo chiacchierato, mi sono un po' distratto, diciamo. Adesso vado fuori, prendo il taxi, torno a casa, mi rilasso un po' e poi niente ragazzi, noi comunque naturalmente rimaniamo sempre aggiornati e ci vediamo non presto ma prestissimo. Un bacio grande, ciao ragazzi. Ragazzi, sono arrivato nella mia casetta, nella mia camera, adesso mi butto in doccia, poi mangio qualcosa e mi faccio una di quelle dormite che voi non avete nemmeno idea, altro che Befana. C'è parecchio da riposarci, ci siamo tanto divertiti, si è tutto consolidato ancor più di quanto già non lo fosse. E niente, volevo semplicemente concludere questo video dicendovi una cosa, mandandovi un piccolo messaggio. Se c'è qualcuno che veramente nella vostra vita conta e che vi dimostra del bene, ma non materialmente, vi dimostra proprio del bene e vi dimostra di esserci, fate di tutto per mantenere queste persone vicino a voi, perché l'amicizia, avere qualcuno che comunque sai che nel momento del bisogno c'è sempre e comunque, è una delle cose, diciamo, che può riempire il cuore in maniera proprio più grande possibile, più anche dell'amore, lo dico sempre. Vi mando un bacio ragazzi, mi raccomando iscrivetevi ai canali Marco Tito Volley 2 per quanto concerne le live, Marco Tito Volley 4 invece per i video, iscrivetevi anche al suo gruppo Facebook Adoro Marco Tito, naturalmente iscrivetevi anche al canale della mia regina, la Regina Bastarda per quanto concerne i video e la Regina Bastarda Live invece per quanto concerne naturalmente le live per l'appunto. Per quello che mi riguarda, invece, naturalmente, ragazzi, trovate qua sotto nell'info box, come sempre, tutti i contatti per interagire con me, dalla mia fanpage Il Re del Tubo al gruppo correlato Sosteniamo Il Re del Tubo. Mi raccomando, iscrivetevi anche su Telegram, vi lascio qua sotto il link in descrizione sulla Corte dei Bastardi, perché lì troverete sia me che Marco che naturalmente Grazia. Vi lascio anche, mi raccomando, non dimenticatelo, la mia mail, così se qualcuno volesse acquistare la maglietta a maniche corte piuttosto che quella a maniche lunghe, piuttosto che la felpa del tubo, quella che avete visto nel giveaway, può scrivermi via mail per quanto concerne i costi e comunque tutto ciò che diciamo volete sapere, se vi interessa naturalmente avere la maglietta. Per quanto riguarda voi, vi amo sempre di più, vi do un bacio grande. Ringrazio Marco e Grazia per questi splendidi giorni che mi hanno regalato e ringrazio sempre naturalmente anche voi che mi date tutti i giorni davvero tanta gioia. Un bacio ragazzi, ci vediamo non presto ma prestissimo e mi raccomando, come dice sempre lei, il re del tubo non si infama.